Prendiamo 150 g di farina di riso e la mettiamo in una ciotola. Poi aggiungiamo 300 g d'acqua gradualmente e nel frattempo mescoliamo con la frusta per sciogliere i grumi. Ora aggiungiamo 3 uova. Sbattiamo bene 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 e infine mettiamo un pizzico di sale. Ragazzi, con questa ricetta farete un figurone. Ascoltate Alessio. E ora siamo pronti per cuocere le nostre crespelle. Ora prendiamo un pennello e andiamo ad oleare leggermente la nostra padella nella quale cuoceremo le crespelle. Mi raccomando, la padella deve essere ben calda. E ora andiamo a fare la prima crespella. Guardate che carina. Adesso la facciamo cuocere per 30 secondi più o meno, poi la giriamo dall'altro lato e la facciamo cuocere ancora. Quindi la giriamo delicatamente e ci siamo, la nostra crespella è pronta, la mettiamo su un piatto e facciamo tutte le altre nello stesso modo. Senti Diana, ma quante crespelle vengono con questa ricetta? Ma 7-8, poi in realtà dipende dalla padella che usate, la mia è abbastanza piccola e quindi ne ottengo ovviamente di più. Circa 7, diciamo. Ecco qui, le nostre crespelle sono pronte. Ora le mettiamo da parte e prepariamo il ripieno. Quindi in una padella mettiamo una cipolla piccola tagliata finemente, una carota grattugiata sui fori più larghi della grattugia, un filo d'olio d'oliva. Quindi facciamo cuocere per un paio di minuti. A questo punto aggiungiamo 200 g di macinato di pollo, oppure scegliete un'altra carne che preferite. Acquolina ragazzi, acquolina! Ora sfumiamo con un goccio di vino bianco, aggiungiamo un pizzico di sale e ora aggiungiamo 300 g di cavolfiore tagliato a pezzettini piccoli, ma va benissimo anche un altro ortaggio, dei broccoli, quello che preferite. Dopo un paio di minuti aggiungiamo anche un bicchiere d'acqua e facciamo cuocere il tutto per 15 minuti circa. Perfetto ragazzi, ci siamo! Adesso ci mettiamo da parte e per rendere il ripieno un po' più cremoso possiamo prendere il frullatore a immersione e frullare un paio di volte. E poi alla fine possiamo condire con del pepe, se volete, altrimenti lo mettete. Quindi mettiamo il nostro ripieno da parte e prepariamo la besciamella, che è l'ultimo passaggio. Quindi in una ciotola mettiamo 25 g di farina di riso, poi aggiungiamo gradualmente 250 g di bevanda vegetale, di soia o di mandorle, senza zucchero però. Mescoliamo per sciogliere i grumi, mettiamo un cucchiaio d'olio, un pizzico di sale, un pizzico di noce moscata e un pizzico di pepe. Mescoliamo, la versiamo nella casseruola e come sempre la facciamo addensare. Serviranno pochi minuti, un paio di minuti a fuoco medio-basso. Ed ecco qui la nostra besciamella è pronta. Ora, se volete vedere questa ricetta finita e anche assaggiata, lasciateci un mi piace enorme e condividete il video anche perché ci aiutate immensamente e poi la ricetta verrà anche più buona se lo fate. Ora prendiamo una pirofila, mettiamo un paio di cucchiai di besciamella sul fondo, perché qui appoggeremo le nostre crespelle, e ora possiamo farcire le nostre crepe. Quindi cominciamo, mettiamo un paio di cucchiai del ripieno, non tantissimo, così possiamo arrotolarle. E ora le chiudiamo. E le mettiamo subito nella pirofila. Così. E adesso aggiungiamo uno strato di besciamella. Non Wow! tantissima, non serve tantissima, perché tanto poi li ricopriamo con altre crespelle, ci sarà un altro strato. Quindi andiamo a farcire gli ultimi, che poi appoggeremo sopra così. E ora completiamo con l'ultimo strato di besciamella. Ragazzi, solo così sono una goduria inimmaginabile. Non immagino poi finiti in forno, cotti in forno.
Squisiti saranno. Per quanto li cuociamo, Diana? Adesso li inforniamo a 200 gradi per una quindicina di minuti in modo da far creare una crosticina sopra e se necessario potete anche mettere il grill alla fine per circa 5 minuti. Andiamo. Wow ragazzi, ci siamo! In casa c'è un profumino stupendo, incredibile. Adesso possiamo assaggiare subito questi cannelloni di crespelle. Non dobbiamo nemmeno farli raffreddare, quindi prendiamo un coltello. Guardate che cremosi adesso, ragazzi. Cerchiamo di ricavare, perché non possiamo metterli tutti sul piatto, quindi tagliamo, li tagliamo a metà. Mamma mia, che fame, Diana, che fame. Lo so. Ragazzi, io non ho parole, cioè wow. Una goduria immensa. Mettiamoli subito sul piatto. Occhio a non farli cadere, Diana. Lo so. Io ti seguo, non ti preoccupare. Wow. Qui se avete del prezzemolo fresco anche potete spolverare, io non ce l'ho perché l'ho finito. Però se voi ce l'avete ci sta benissimo e potete guarnire così questo piatto. Vado.